È stato un laboratorio di formazione teatrale, il principale appuntamento della quarta giornata del Festival internazionale Casteldemondi di Andria, in programma sino a domenica 9 ottobre. I figli della frettolosa, un progetto incentrato sul tema della cecità, rivolto ad attori o aspiranti tali, di qualunque provenienza ed età, con particolare attenzione alle persone affette da disabilità visive, interessate all'arte scenica e alle sue diverse sfaccettature, che si tratti di scrittura, recitazione o regia. Quello di ieri pomeriggio è stato il primo di una lunga serie di incontri organizzati in collaborazione con l'Unione Italiana Cechi ed ospitati nei locali dell'Officina San Domenico. Un progetto che nasce da un idea di Gianfranco Berardi, attore e autore pugliese non vedente, e da Gabriella Casolari, attrice e regista emiliana, che con la loro compagnia utilizzano in maniera reale ed allegorica il tema della cecità e della mancanza come perno della loro poetica. È un'esperienza di creatività, è un laboratorio di formazione e di scrittura per la scena, cioè i partecipanti scrivono dei pezzi, monologhi o dialoghi e le scene vere e proprie, la, scena, la drammaturgia che poi alla fine ci divertiamo a mettere in scena, a partire da uno spunto personale, nel senso di vissuto autobiografico di ogni singolo partecipante su tematiche comuni, ehm, ci divertiamo a rendere questi piccoli vissuti quotidiani universali e validi per tutti, sempre, in qualsiasi eh, punto d'Italia o del mondo la gente si trovi creiamo dei frammenti di arte scenica. Che paroloni, piccoli pezzettini di teatro quotidiano, dai. Un laboratorio che è il frutto di una lunga esperienza maturata dai due artisti con diverse realtà produttive di calibro nazionale ed internazionale nel settore teatrale, cinematografico e radiofonico. Innanzitutto quando iniziamo a fare un laboratorio non ci mettiamo mai d'accordo prima su cosa, su cosa lavorare perché dipende molto dalle persone che incontriamo proprio perché facciamo un lavoro direttamente con loro. Quindi il primo giorno di laboratorio di solito facciamo loro delle domande e li facciamo scrivere e quindi viene fuori, li facciamo scrivere con anche qualche piccolo trucco. Alla fine della prima giornata solitamente sappiamo in che direzione andare. Gli incontri si ispirano alle tematiche affrontate nello spettacolo. In fondo agli occhi che ha debuttato nel 2013 al Festival B di Modena. Qui la cecità è affrontata sia in maniera tragicomica, come malattia reale da cui Gianfranco è afflitto e di cui Gabriella si prende cura, sia come metafora delle condizioni in cui si trova il paese. Il laboratorio intende così sviluppare una ricerca attraversando paure e sogni degli esseri umani, smarriti tra il ricordo dell'ultima cosa vista ed il desiderio di ciò che ci piacerebbe ancora vedere del mondo. Il risultato sarà la messa in scena di un evento spettacolare in cui i partecipanti affrontano il tema della crisi e della perdita, sia come racconto autobiografico di un'esperienza personale, ma anche come metafora di una condizione esistenziale che di questi tempi sembra sempre più somigliare a quella di un cieco: tra precarietà, individualismo esasperato ed assenza di prospettiva. Essendo un laboratorio di creazione scenica, eh, ognuno di loro scriverà delle cose, quindi i materiali che vengono fuori, sia dall'improvvisazione, ma soprattutto dalla scrittura, o dall'improvvisazione verbale, sono vari esercizi che noi facciamo. Cioè, attraverso, noi usiamo il teatro come una tecnica per arrivare a, a tirar fuori qualcosa del proprio vissuto emotivo, eh, le, proprie, le sensazioni delle persone, no? le sensazioni e le emozioni. Allora, che succede? Che a seconda di quello che verrà fuori prenderà una direzione piuttosto che un'altra. Chiaro che la tematica più o meno sarà quella, sarà quella dei nostri spettacoli poi alla fine. La compagnia ha realizzato un primo esperimento di lavoro nell'ottobre 2015 all'interno di un programma di lettura digitalizzata per non vedenti, dove un laboratorio di creazione messa in scena ha prodotto un evento finale che ha visto la partecipazione di tre attori non vedenti, un ipovedente e due attori cosiddetti normodotati. Io penso che il messaggio ci sarà perché c'è comunque sempre per le scelte che vengono fatte. Penso che sarà interessante perché mh, abbiamo visto che le persone sono molto diverse come età anche, quindi c'è quasi uno scontro generazionale perché ci sono dei ragazzi di 14 anni e ci sono delle persone vecchie, mh, sì, più grandi, molto di più grandi quella. Quindi di è, spesso vengono fuori, insomma, delle delle tematiche diverse, perché ognuno ha delle, delle esigenze delle, molto diverse da quell'età. E quindi essendo varie le età. E quindi, insomma, non lo sappiamo cosa sarà. No, lo come, il... Come, il come sarà, non lo sappiamo, però è interessante, per cui io, se fossi in voi verrei a vederlo. È stato invece uno spettacolo della compagnia La Ballata dei Lenna ad aprire questa mattina la quinta giornata della Kermessa Andriese Il Paradiso degli idioti per la regia di Paola Dimitri, andato in scena alle 10.30 nello chapite di Piazza Catuma con repliche questa sera alle ore 21. Racconta dell'eredità dei padri, risultato di una personale riflessione su di un tempo che stenta a cedere ad un passo nuovo. È la storia di Andrea e Sonia, a cui è stato consegnato un mondo di plastica nutrito di false illusioni, dove diventa difficile fare delle scelte, fermi in un paradiso di vacue promesse. Il paradiso degli idioti parla di um, diciamo di una, un confronto generazionale tra la generazione nostra, che è quella dei trentenni, con le generazioni dei padri. E, um, si incentra sia su questo tema che su un altro tema che è quello della creazione, quindi come le no la nostra generazione rispetto alle generazioni precedenti si rapportano con la creazione, sia a livello proprio lavorativo, artistico ma anche appunto genitoriale. Quindi eh, riflette, diciamo, lo spettacolo eh, due, si, va su due binari, un binario più visionario e un binario più realistico, e quindi eh, gioca su questo visionario, è realtà e visione. Rimanendo legati in una sorta di limbo di azioni e non azioni, si finisce per fare delle scelte ma non troppo chiare, con una non stabilizzazione che finisce per convenire. È in questo preciso punto, secondo la trama dello spettacolo, che si finisce per pagare le colpe dei padri, vissuti in un'epoca di opposizione felice e straziante, di ottimismo ed energia, con un desiderio di vita bruciante che nella ultima generazione sembra completamente spenta. La quarta produzione che la nostra compagnia, la Ballata d'Elena, ha messo su ormai un anno fa, è stato finalista, forse l'avrà già detto Paola, al premio scenario ed è come facciamo noi sempre, innanzitutto un percorso e una condivisione di, di idee. Cerchiamo di raccontare quello che, che vediamo nella vita, nella vita quotidiana. Eh, cerchiamo di mettere assieme le idee dei, dei tre componenti della compagnia, eh, Nicola, Paola e Miriam, e cerchiamo di mh, di tirarsi una drammaturgia che poi sul palco, essendo tutti e tre anche attori, si, si modifica e diventa anche, anche qualcos'altro. E quindi Il Paradiso degli Idioti racconta eh, dell'eredità dei padri, cioè di quello che i nostri padri ci hanno lasciato e quello che noi stiamo lasciando ai nostri futuri figli, perché ormai abbiamo un'età in cui. Eh, Possiamo, possiamo fare dei figli anche se poi non lo facciamo per ovvi per motivi, però eh, possiamo mettere al mondo dei figli e comunque anche se non abbiamo dei figli possiamo eh, lasciare un'eredità e dobbiamo fare attenzione perché l'eredità che si lascia è una cosa molto delicata eh, perché può, può fare veramente tanti danni e quindi noi cerchiamo di raccontare senza presunzione con il nostro punto di vista su questo su questo tema, questo tema qua. Un'analogia critica con i cosiddetti bamboccioni che faticano a tenere i piedi ben saldi per terra, ad abbandonare il nido e a prendere decisioni e vivere di responsabilità. Questo è il fuoco poi dello spettacolo, questa cosa qui, quindi è su questo che si riflette, sul fatto che poi in realtà abbiamo molte capacità, no? e dobbiamo solo un po'... Eh, fermarci e capire quali sono le uscite di sicurezza. Ma lo spettacolo è anche un tentativo di mettere assieme i pezzi di una generazione, come quella dei trentenni, che molto spesso appare inerme e della quale si dice che porti avanti le proprie ragioni con armi poco incisive, sempre troppo spuntate. Io sono convinto che i giovani di adesso, prendendo la fascia che va da, che ne so, dai 16 ai 33, 34, 35 anni, possono avere la capacità di, di cambiare, cercare di, di, di riscrivere un'altra un realtà. Cioè sono molto fiducioso di questo, cioè non, non vedo nei giovani di adesso una, una incapacità. È ovvio, ci sono delle difficoltà, però c'è molta, molta forza e molta fantasia, molta, ehm, molta forza d'animo nei giovani di adesso.